Amici del bardo, guardate che uomo felice. Finalmente è arrivato il regalo che io gli ho comprato per il suo compleanno. Sì, ma scusa, 8,99€, ti sei sforzato? Come fai a saperlo? E c'è scritto qua 8,99€. Sì, li ho pagati con la tua carta. Cioè, non sei contento, ho speso poco. Ah, vabbè, per una volta. Il resto l'ho speso per me. Sì, ma come si apre questo? Guarda, è una cosa meravigliosa, Frank, ne hai tanto bisogno, No, so non che... si apre, non si come apre. Come non si apre? Non si apre. Se mi dai 5 euro te lo apro io. Porca miseria, non riesco. Usa la forza bruta. Oh. Vediamo un po' cos'è. Smettere di bestemmiare, vedi un manuale. Ma mi stai prendendo in giro? Pratico, teorico. Fai vedere la copertina, guarda che bello il buon pastore. Ti piace il buon pastore? Cioè, mi ha regalato il manuale per smettere. Ma io non ho mai bestemmiato in vita mia. Cosa? Come? Cioè, guarda la copertina, non ti trasmette pace, serenità. Ma chi è padre Alfonso Maria Tava? Cioè, voglio capire. Padre Alfonso Maria Tava. C'è la pecorella, cioè, Frank, regalo di vedi? Natale, smettere di bere. No, di compleanno. Di compleanno, sì. Di compleanno. Pensavate fosse incurabile, vero? Pensavate non ci fosse alcun rimedio a questo vizio inestirpabile e dannoso? State per ricredervi. Il metodo presentato in questo volume è stato testato e sperimentato dall'autore prima su se stesso vedi. E poi su una cerchia di persone no, sempre più dire, ampia. Perché prima non mi Allora, un manuale pratico teorico. Vediamo. Questo libro è dedicato a tutte le persone che sentono di avere un grave problema con la bestemmia. Ci siamo. E che desiderano avviare un percorso sicuro per risolverlo. Ma io non sono un muscolo. Attenzione. Cioè, ma te lo stai già gustando, Frank. Ai bestemmiatori che non sono ancora riuscito a curare di persona, con la speranza che questo libro possa aiutarli a venire fuori dall'inferno di Melma, nel quale l'immonda pratica... Inferno di Melma. Perché si bestemmia, che senso ha? Hai visto, Frank? Guarda, ti sta prendendo, C'è una affascinare il prossimo. Cioè, adesso la sera, invece di uscire o di portare gente in campo... Ma come? Come l'esercizio? Mostra. Sì, testimonianze di chi ce l'ha fatta, esercizio, pagina 47. Vai a fare l'esercizio, Frank. Sono gli esercizi. Eccoli lì, gli esercizi. Guardate esercizi. Anche i curiosi che si avvicinano per imparare. Devi fare miseria, mattino. E non c'è l'esercizio. Calci volano. Cioè, io devo tirarmi. Cosa ti devi tirare, Frank? Ma è un comico. No, cioè, dice che volontariamente devi tirarti dei calci a piedi nudo contro lo spigolo del letto di un mobile. Ma dai. Così resisti e non ti viene da impazzire. Al pomeriggio. La camera è qua, Frank. Tentare di recuperare un file perso in Word. E sono esercizi per potenziare la tua lunedì, martedì, la tua volontà. Al venerdì pomeriggio un'ora d'ascolto di Radio Maria. Giusto. Oh, giusto. Sei Attenzione, contento, La domenica mattina la Santa Messa, ragazzi. Vabbè, che dire, è un regalo secondo me centrato, vediamo poi economico. Se funziona. Quando vedrai il resto che ho speso per me, Frank, ti metterai subito alla prova. Insomma, non cambia niente. Ciao ragazzi.